Benvenuti a questo panel di Biennale Tecnologia. Io sono Marco Zappalorto, sono il direttore esecutivo di Nesta Italia. Nel panel di oggi parleremo di arte, scienza e tecnologia per lo sviluppo delle città e in particolare ci focalizzeremo su un progetto europeo dal nome STARS, che sta proprio per scienza, tecnologia e arte. Io ci tengo a ringraziare Biennale Tecnologia non solo per averci qui, ma anche per l'organizzazione eccelsa di questa prima edizione, diciamo, in realtà la seconda, ma la prima ufficiale, e ringraziare anche per l'utilizzo della tecnologia, appunto, per far sì che nonostante questo periodo possiamo usufruire fruire di questo evento di un livello altissimo. Quindi ringrazio e passerei subito, prima di iniziare con il panel e di presentare i nostri ospiti, passerei subito la parola al magnifico Guido Saracco per i saluti istituzionali. Buonasera, buon pomeriggio, rettore. Buon pomeriggio e grazie per i ringraziamenti. Lei non ha idea di quanto lavoro ci sia dietro e di come, pronti partenza via un mese fa, vedendo come erano i dati della pandemia, si sia deciso di passare integralmente online, che come per la didattica non è semplicemente filmare le stesse cose, ma è proprio progettarle in modo diverso, servirsi anche di professionalità di cui ci siamo arricchiti nella nostra area delle information technologies. Mi fa piacere semplicemente portarvi un saluto da parte dell'Ateneo perché questo evento in particolare ha tantissime valenze di interesse per il nostro Ateneo. Noi formiamo architetti, pianificatori urbani, ma anche ingegneri che andiamo a far diventare sempre più creativi nella sfida che è propria del progetto che presenterete, di riuscire a coniugare uno sviluppo sostenibile anche grazie alle tecnologie che stanno sconvolgendo la società, quelle legate alla digitalizzazione, ma contestualmente anche uno sviluppo che sia inclusivo, che ricuccia quelle lacerazioni che sono state portate dall'economia che ha visto un pochettino il fallimento dal 2008 e ancora adesso non ci siamo ripresi, perché quello che serve è effettivamente un cambio paradigmatico in cui la creatività e la collaborazione tra diverse discipline saranno fondamentali. In quest'ottica qua credo che l'evento, al di là del livello altissimo delle personalità che vi partecipano, è veramente paradigmatico, quasi dell'intero festival che stiamo vivendo in questi giorni, questa Biennale Tecnologia, che non ci abbandonerà più per i prossimi tempi, ogni 2 anni, e ritorneremo a riflettere in questo modo. Quindi vi ringrazio molto per quello che rappresenterete oggi, vi do il benvenuto e do il benvenuto con voi a tutti gli spettatori, e buona visione, rimanete con noi. Grazie mille, Rettore, per l'introduzione che mi dà la possibilità appunto di collegarmi direttamente al tema di oggi, che appunto, come dicevamo, è quello dell'arte, della scienza e della tecnologia. In particolare parleremo del progetto STARS, che è un'iniziativa della Commissione europea che è nata nel 2015 grazie al contributo di Ralph Doom, che sarà qui con noi oggi, per promuovere appunto la collaborazione tra artisti, scienziati, ingegneri e ricercatori per sviluppare appunto, come diceva il rettore, tecnologie che sono più creative, inclusive e sostenibili. E da quest'anno Nesta Italia è stata scelta dalla Commissione europea per fondare uno STARS Regional Center proprio qui sul territorio piemontese. E questo STARS Regional Center è supportato dalla Compagnia di San Paolo e da Fondazione CRT, e durante quest'anno e in particolare il prossimo anno saranno avviate una serie di iniziative proprio per stimolare queste sinergie tra artisti, tra tecnologia, tra scienza, tra ricercatori. Un'iniziativa è già partita da qualche settimana, che è la City of the Future Call, che è aperta per artisti, collettivi, creativi, italiani ed europei, e che mette a disposizione 3 premi da 17.000 euro ciascuno, e per i quali dettagli vi invito a visitare il sito di Nesta Italia. Oggi abbiamo due panel.
Io sarò il moderatore del primo panel e durante questo panel ci ispireremo proprio alla filosofia STARS e all'esperienza europea per riflettere su come i territori, e in particolare il territorio piemontese, può contribuire allo sviluppo economico e sociale locale, promuovendo tecnologie che siano più etiche, sostenibili, inclusive e anche verdi, grazie alla collaborazione tra il mondo industriale, quello scientifico della ricerca e quello artistico e culturale. E nel secondo panel invece ci confrontiamo con uno STARS Regional Center ormai operativo da qualche anno, quindi un'esperienza concreta di quello che questi STARS, dell'opportunità che questi STARS Regional Center rappresentano per un territorio specifico. Io quindi inizierei subito presentando gli ospiti di oggi, che ringrazio. Abbiamo un panel di altissimo livello. Do il benvenuto a Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione, a Ralph Doom, Senior Expert della Commissione Europea, DG Connect, a Francesco Profumo, Presidente di Compagnia di San Paolo, e a Massimo Lapucci, Segretario generale della Fondazione CRT e Direttore generale di OGR. Benvenuti a tutti. Grazie per essere qui questo pomeriggio con noi. Io partirei subito con le domande, appunto, da Ralph Doom. E chiederei a Ralph, appunto, come STARS, che è appunto questa iniziativa della Commissione Europea. Tra le varie iniziative ha previsto negli ultimi anni la creazione di questi STARS Regional Center. Quindi vorrei chiedere a Ralph di raccontarci la filosofia, la visione che sta dietro all'ideazione di STARS e di questa evoluzione di lanciare e di fondare dei Regional Center a livello europeo. E quindi di raccontarci un po' sia la visione sia di condividere con noi delle esperienze concrete. Grazie. Grazie Marco. Io parlerò in inglese, più semplice, credo. As was said already, Torino is very much in the spirit of STARS, because it brings together science, art, industry. It was recently named UNESCO Creative City, and with a reason. It has always been a leader in bridging creativity in crafts and in the arts, with innovation in business and society. And so that starts, as Mark already explained, in a nutshell, starts pushes, I would say, art-driven experiments to explore novel uses of digital technologies in industry and in society. As you know, mastering the use of the digital is key in our fierce competition with the US and China. We have therefore launched in the European Union the so-called digital innovation hubs that act as mediators between the digital industry and all other sectors of industry in order to boost the use of the digital. Here, of course, we have to be a bit careful. We have to understand that the digital is not only about efficiency, not only about cost reduction. There's also a human dimension to the digital. To give you an example, if workers in a factory can understand digital technologies and relate to them, like AI and robots, they will accept and endorse them better. I had the pleasure to visit 2 years ago the former site of Olivetti in Ivrea. I have to say, already in the 30s of last century, Olivetti combined technological progress with a revolutionary work environment that increased both satisfaction of workers and efficiency. So I think, like Olivetti back then, Europe must promote a human-centered approach to innovation that is clearly distinct from the American and the Chinese approach. The digital must become an integral part of a worker-friendly and creativity-inspiring work environment. So, what is the role of the arts here? Allow me to give you a small example. In a well-known company in Germany, artists have proposed adapted production workflows, how robots and workers can interact, so that workers do not feel like Charlie Chaplin in his classical movie Modern Times. So they are not
estranged with technology. Artists understand and practically address this human dimension of the digital. But of course, innovation is also about creativity and out-of-the-box thinking, I would say. Olivetti, as I'm told, created long before IBM a personal computer, the Programma 101. Apple's iPhone revolutionized and, in the sequel, dominated the mobile phone market. As Steve Jobs put it, the iPhone was created at the intersection of technology and the liberal arts. So artists also contribute to creativity in engineering. This is why China is investing heavily in collaboration of its industry with creatives. And this is what we do in STARTS. To go one step further, we have now also launched the STARTS Regional Centers program. It attempts to set up venues across Europe where artists, engineers, and end users can link digital innovation with sustainability and social challenges. I think this is the key to what STARTS is all about. I hope we will discuss the possibility of such a STARTS center here in Piemonte. I'm grateful to Nesta that has united in this panel today key Torinese institutions like Fondazione JRT, Compagnia di San Paolo, and in particular Ufficio di Grande Reparazione, a venue which is very well placed to facilitate these creative collisions between art, technology, and business. So I hope I stop here, and I hope we can discuss a bit further what concretely we can do in Piemonte, and in particular in Torino, regarding setting up such a center. Thank you. Grazie mille, Ralph, per questa risposta, e sono d'accordo che il territorio piemontese rappresenta chiaramente un esempio di un luogo dove storicamente, certo, dominato dalla tecnologia, dalla ricerca, dalla scienza, però l'arte ha sempre avuto un ruolo fondamentale in questo processo di sviluppo tecnologico. Grazie. Passo la parola a Francesca Bria, presidente del Fondo Nazionale Innovazione, ma anche un ambassador del programma STARTS. Infatti Francesca ha anche partecipato in varie giurie dei premi STARTS negli ultimi anni. E Francesca, nella tua esperienza come Chief Technology Officer della città di Barcellona, ti sei occupata di promuovere tecnologie nel rispetto dei diritti dei cittadini. Quali sono alcuni meccanismi che hai visto funzionare o alcuni suggerimenti che pensi possono essere utili per creare un ecosistema STARTS in Piemonte che promuova lo sviluppo della regione attraverso lo sviluppo di tecnologie etiche e sostenibili? Grazie, buon pomeriggio a tutti. E innanzitutto vorrei ringraziare Biennale Tecnologia e Nesta per l'organizzazione di questo evento. E credo che questo, diciamo, panel affronti degli argomenti che sono cruciali in questa fase di ripartenza dell'Europa e dell'Italia post-Covid. E credo anche, fatemi estendere un po' il ringraziamento alla città di Torino e a Biennale Tecnologia, perché credo che il festival di quest'anno sia molto speciale, in qualche modo perché in questa crisi profonda che stiamo vivendo, che è una crisi sanitaria, economica, ma anche climatica e sociale, il festival riesce ad interrogare appunto policy maker, scienziati, artisti, professionisti e creativi di fronte alle grosse questioni del nostro tempo, che è appunto cosa fare nella fase post pandemia e come dare una direzione ad un futuro del nostro paese, ad un futuro europeo che deve essere più digitale, più democratico e più carbon neutral. Quindi non solo affrontando l'emergenza, ma cercando di proiettarci in un futuro che in qualche modo ci aiuti a riconfigurare l'economia e la società. Io vorrei concentrarmi un po' sul, a mio avviso, il valore di STARTS appunto nel contesto europeo che stiamo vivendo, perché credo che da una parte la digitalizzazione ci ponga delle sfide estremamente forti, anche per l'accelerazione dei processi di digitalizzazione in corso che stiamo vivendo attraverso la società,
affrontare questo cambiamento significa in maniera profonda saper pensare e agire in maniera interdisciplinare, come anche detto all'inizio il rettore Saracco. E soprattutto io credo che favorire la collaborazione fra arte, scienze e tecnologia è sempre stata parte della storia delle scoperte scientifiche più rilevanti, per l'umanità. Quindi se è vero, come diceva anche Ralph Dum, che l'Europa deve conquistarsi un ruolo nel proporre un modello di futuro e di digitale europeo che noi insomma, ci piace chiamare umanesimo digitale, capiamo che sono necessarie vere alleanze fra scienza, tecnologia, pratiche artistiche, istituzioni culturali, scienziati e industria, che è appunto il cuore della visione del progetto, STARS. Quindi che cosa significa? Che se l'Europa deve utilizzare, diciamo, questa opportunità storica del Recovery Fund, della Next Generation EU, mettendo in campo un progetto per il Green Deal europeo, sviluppando appunto progetti innovativi nel nesso fra scienza, tecnologia e arte. E io credo che da questo punto di vista STARS ci offre degli esempi molto concreti già in tutte le iniziative pilastri del programma in cui vediamo che ci sono progetti che coinvolgono l'arte, l'intelligenza artificiale e l'etica, l'informatica e la musica quantistica, le biotecnologie e l'economia circolare e così via. E sempre di più dalle iniziative che noi premiamo tutti gli anni dei premi STARS, vediamo come effettivamente la ricerca artistica, quasi in una nuova forma di trasferimento tecnologico, porta la sperimentazione e l'applicazione anche industriale delle tecnologie emergenti in una direzione che può ampliare la nostra forma di percepire la realtà, ma anche proprio di scoprire nuove opportunità che possono essere economiche, politiche e sociali. Quindi in qualche modo STARS ci aiuta ad orientare anche lo sviluppo tecnologico alle grosse soluzioni delle grandi sfide sociali e ambientali che abbiamo di fronte, in un'accezione appunto di tecnologia e scienza messa al servizio dell'interesse pubblico e del bene collettivo. Ci tengo a sottolineare chiaramente questo, e abbiamo qui la presenza appunto delle fondazioni più importanti nella regione Piemonte, che hanno proprio una visione di lungo periodo e di benessere collettivo rispetto all'orientamento dell'innovazione tecnologica. Io direi anche, vorrei sottolineare anche l'elemento di creazione di consapevolezza e partecipazione dei cittadini, perché come vediamo anche nell'affrontare questa pandemia, il fatto che la scienza sia comunicata bene nella società, che i cittadini ne recepiscano l'importanza, quindi orientando i comportamenti sociali, è assolutamente fondamentale per combattere sia la sfida in corso del Covid, ma in generale le sfide che abbiamo di fronte. E nel suo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che la transizione climatica e il Green Deal europeo, che è uno dei grossi obiettivi fondanti per il futuro dell'Europa, ha bisogno della sua estetica distintiva e ha promesso di creare un nuovo Bauhaus europeo, che ha definito come uno spazio di co-creazione in cui architetti, artisti, studenti, ingegneri e scienziati, designer, lavorano per abbinare lo stile con la grossa sfida della sostenibilità. E quindi ci suggerisce un luogo dove possiamo ripensare il presente, riflettere sulla complessità del mondo di oggi per capirlo meglio ed essere in grado di affrontare le sfide, ma anche arrestando a volte il populismo che si, diciamo, nutre della incapacità delle persone, della sfiducia delle persone verso le istituzioni che siano in grado appunto di affrontare questo futuro. E quindi io credo che questa idea della nuova Bauhaus che coinvolga varie discipline e comunità sia esattamente
mente l'idea di STARS dall'inizio e che quindi gli STARS Program, dagli STARS Hubs, che, i Regional Hubs, che sono molto interessanti perché si confrontano con una dimensione concreta, industriale, culturale e territoriale, di cui spero sentiremo dopo come il Piemonte si sta organizzando per fare sistema e stimolare questo tipo di innovazione, ma anche, ad esempio, i Digital Innovation Hubs, dove l'arte e la creatività possono diventare un elemento fondante per un'innovazione più sostenibile. Quindi io spero anche che l'Italia, da questo punto di vista, proprio a partire sia dai Digital Innovation Hubs che dagli STARS Regional Centers, ma anche da una visione di nuova politica industriale orientata al futuro, possa veramente incorporare questa visione in cui la tecnologia, la scienza e l'arte fanno parte dello stesso percorso storico. Come ieri ricordava il professor Rasetti della ISI Foundation, l'arte ha sempre seguito, è sempre andata di pari passo rispetto alla storia delle scoperte scientifiche del nostro tempo. E questa è una cosa da ricordarci perché in qualche modo l'artista e lo scienziato o il tecnologo sono persone che, contaminando linguaggi con diversi linguaggi che appunto vanno più contaminati con nuove forme e metodologie, ci danno la possibilità di percepire la realtà che ci circonda, ma anche di modificarla, di orientarla verso dei fini che sono quelli dei grossi obiettivi che vogliamo raggiungere. Vorrei concludere anche mettendo in evidenza l'elemento educativo e di formazione dei progetti STARS e dei pilastri dei progetti STARS, perché si sviluppano sviluppando nuovi prototipi artistici, ma anche proprio nuove metodologie e attività educative, aumentano le competenze digitali e la consapevolezza ecologica dei cittadini. Io credo che questo sia fondamentale perché senza trasferimento tecnologico, senza competenze digitali, senza quindi investimento in talento e capitale umano, non possiamo, diciamo, appunto, raggiungere poi gli obiettivi di trasformare la nostra base industriale, la nostra economia e la nostra società. Quindi, a mio avviso, anche proprio dal mio ruolo di presidente del Fondo Innovazione, io vedo l'approccio STARS come una nuova maniera di intendere il trasferimento tecnologico, sperimentando nuovi modelli, nuovi approcci, mettendo in relazione l'industria, le start-up, i centri di ricerca, le fondazioni e gli artisti, in un ecosistema di innovazione industriale che in qualche modo ci può veramente portare a trasformare l'economia di questo paese, dell'Italia e poi anche dell'Europa. Quindi guardo veramente con forte attenzione e sono estremamente contenta che il Piemonte sia uno dei regional hubs, ma mi auguro anche che questo approccio, appunto, come dicevo prima, si possa diffondere nel territorio nazionale e poi rafforzarsi a livello europeo per diventare una strategia centrale del Next Generation EU. Grazie. Grazie mille Francesca, la tua visione appena esposta è essenziale per lo sviluppo del Regional Hub qui sul Piemonte e come dici tu anche a livello nazionale. Grazie ancora. Francesca ha già menzionato le due fondazioni, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Abbiamo la fortuna infatti di poter lavorare su questo progetto con le due fondazioni che hanno un ruolo importantissimo per lo sviluppo economico e sociale del territorio piemontese, specialmente in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Quindi vorrei rivolgere la parola al presidente Profumo prima e poi al segretario generale di Fondazione CRT, Massimo Lapucci, chiedendo loro qual è la visione delle fondazioni su questo progetto e quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a entrare nel progetto e qual è anche l'impatto sperato. Buonasera, Presidente. Buonasera a voi tutti, permettetemi di ringraziare Biennale Tecnologia e Nesta per questa iniziativa che, nonostante questa fase così difficile per il nostro paese, in generale per tutto il mondo, riesce comunque a darci un segnale di speranza, un segnale anche di visione per il futuro. Credo che molti di voi lo sappiano, le fondazioni spesso sono degli apripista
rispetto a nuove tracce, a nuove strade, e in molte occasioni poi trasferiscono ad altri soggetti queste loro sperimentazioni. Da questo punto di vista, la Compagnia di San Paolo, che è una delle grandi fondazioni di origine bancaria italiana, credo che abbia in qualche modo anticipato tutto questo processo che oggi si sta consolidando con Start. In primis perché rispetto alla sua organizzazione tradizionale in aree, le 5 aree che tradizionalmente erano diciamo l'identificazione delle azioni della compagnia, quindi l'area dell'educazione, l'area della ricerca, delle politiche sociali, delle politiche culturali e della sanità. Da circa 2 anni sono state trasformate in obiettivi. In obiettivi solo tre: gli obiettivi sono l'obiettivo delle persone, l'obiettivo cultura e l'obiettivo del pianeta. Il motivo fondamentale è quello che dicevate negli interventi precedenti. Oggi le verticalizzazioni non rappresentano in modo sufficiente quelle che sono le reali interazioni tra i diversi saperi. Ed ecco che attraverso gli obiettivi noi abbiamo riproposto la compagnia come un soggetto che è in grado di ibridare i saperi. E li ibrida nella sua programmazione, li ibrida nei suoi bandi, li ibrida in tutte le sue azioni di accompagnamento. Da questo punto di vista, quindi, ci ritroviamo esattamente nello spirito di Staats. E in particolare, nel caso particolare, abbiamo che due dei nostri obiettivi sono co-interessati a questo processo. Il primo è certamente l'obiettivo pianeta, attraverso una delle sue 4 missioni, che è l'accelerazione dell'innovazione. E il secondo è l'obiettivo cultura, attraverso la creazione, la missione creazione attrattività. Da questo punto di vista, quindi, noi abbiamo creato un ambito entro il quale è possibile operare proprio attraverso la sinergia di cui parlavate, quindi lavorano insieme artisti, scienziati, ricercatori, il tutto finalizzato ad un'integrazione che non sia solo di facciata, ma sia nella realtà e nella realtà dei progetti. Abbiamo anche sperimentato questo tipo di approccio attraverso una serie di bandi preliminari che abbiamo messo in atto negli ultimi anni, con un acronimo complessivo che noi identifichiamo con Open, dove il tema è proprio quello di valutare, di prima di tutto stimolare, poi valutare progetti che vedano insieme innovatori, scienziati e artisti. Naturalmente tutto questo ha avuto bisogno anche di una fase di accompagnamento iniziale. Vi do qualche numero di riferimento. Nella prima call del piano Open noi riceviamo oltre 250 progetti. Di questi 250 progetti ne selezioniamo solo 25, perché in realtà questa integrazione a cui noi guardavamo con grande attenzione non si era realizzata e questo naturalmente aveva impoverito una parte rilevante dei progetti. Dall'altra parte abbiamo pensato, insomma, che lo sforzo che era stato fatto, l'impegno e anche, se volete, tutte quelle condizioni di attivazione che sono necessarie quando si avvia un processo nuovo, non potevano essere buttati via. E quindi abbiamo avviato un processo in primis di valutazione dove erano i punti deboli dei progetti che non avevamo selezionato. E poi ne pre abbiamo preso un sottoinsieme e questo lo abbiamo accompagnato per cercare di rafforzare quegli elementi di integrazione che noi riteniamo debbano essere necessari rispetto ad un progetto di questo genere. Il risultato qual è stato? Che nel secondo bando abbiamo ottenuto progetti di maggiore qualità, molto più integrati, tra l'altro con un'età media dei partecipanti molto ridotta. Quindi tutto questo ci dà anche un po' l'idea di come attraverso queste sperimentazioni una fondazione come la Compagnia di San Paolo è in grado, lasciatemi dire, di dare le gambe a quel nuovo umanesimo digitale di cui parlava anche Francesca Brio.
Naturalmente tutto questo è integrato all'interno di una fondazione che è fondamentalmente cambiata dal punto di vista del suo modo di operare e del suo modo di accompagnare i soggetti beneficiari. Noi siamo pronti nel caso in cui la possibilità di avere un centro regionale START si concretizzi. Naturalmente possiamo portare come elemento distintivo queste nostre esperienze, ma soprattutto questa cultura che siamo stati in grado di creare all'interno dei nostri territori, in realtà i territori allargati, perché i progetti open sono relativi sia per partecipanti del Piemonte che della Liguria, e questo naturalmente può essere un buon elemento da cui partire per avviare questo processo che noi riteniamo che sia parte integrante di questa nuova visione del nostro modo di essere, del nostro modo di vivere. Un'ultimissima considerazione. Noi certamente abbiamo questo interesse perché ci sia un allargamento di perimetro rispetto a questa cultura, ma ci sono molti esempi nel corso anche dei secoli di scienziati che sono stati degli ottimi artisti, così come ci sono ricercatori che sono stati degli ottimi anche artisti in alcuni settori particolari. Quindi direi che da questo punto di vista il nostro paese, ma in generale la cultura dell'Europa, è già ben rappresentativa di questo processo che comunque noi siamo ben contenti di accompagnare verso una maggiore concretizzazione all'interno del nostro territorio. Un'ultimissima informazione, credo che voi lo sappiate, che nel triennio precedente noi abbiamo stabilito questo rapporto con Nesta UK per avere e creare una fondazione in Italia che si chiama Nesta Italia, e questo naturalmente ci ha consentito di accelerare la learning curve rispetto a questa integrazione di saperi diversi. Pertanto mi sembra che il territorio sia stato fertilizzato nel modo corretto e quindi noi siamo pronti per la prossima sfida. Grazie molto e buon pomeriggio a tutti. Non ti sentiamo? Grazie mille Presidente, anche per avermi ricordato di riaccendere il microfono e a breve torneremo da lei per un'altra domanda. Io passerei la parola a Massimo Lapuzzi, segretario generale di Fondazione CRT. Massimo, vorrei chiederti la stessa domanda che abbiamo fatto al Presidente Profumo. Qual è la motivazione di CRT per aderire a questo progetto? E anche quali sono gli impatti sperati. Grazie. Grazie Marco e buon pomeriggio a tutti. Permettetemi di ringraziare anche da parte mia Biennale Tecnologia, Nesta Italia per l'organizzazione. È significativo e importante, ritengo, partecipare quest'anno, un anno così particolare che speriamo tutti sia di rapida transizione verso una ritrovata normalità. Ma parlando di STARS, credo che per un'istituzione come Fondazione CRT, similmente a quanto anche detto dal presidente Profumo per compagnia, si tratta di svolgere una missione che è molto aperta alla dimensione internazionale, anche coraggiosa nello sperimentare e nel sostenere l'innovazione. Aderire a STARS è sembrato perciò una, direi quasi una conseguenza molto naturale nell'ambito dell'assolvimento di questa missione, pur all'interno di una visione che deve poi sapersi continuamente rinnovare. Io ricordo che l'arte, la scienza, l'innovazione sono al centro da sempre, anche come settore di riferimento dell'azione di Fondazione CRT. Nella sua vita, diciamo, dal momento della sua costituzione, solo per dare qualche numero, ma sono oltre 1,5 miliardi di euro le risorse, diciamo, date, investite a sostegno di questi settori, incluso anche l'investimento più recente di restituzione al territorio dal 2019
17 delle OGR, le Officine Grandi Riparazioni. Ringrazio anche Ralph prima nel suo intervento per il richiamo che ha fatto delle OGR. Non mi dilungo, ma le OGR come Officine Grandi Riparazioni hanno rappresentato la prima industria a Torino alla fine dell'Ottocento, quindi in un momento in cui anche i treni rappresentavano l'innovazione, la visione di quel momento innovativa, la velocità, un po' come oggi sono i grandi attori del tech e dell'innovation a livello internazionale, e quindi con questo spirito le abbiamo volute rinnovare, recuperare dall'abbandono e restituire certamente alla città di Torino, ma restituire al paese in un'ottica direi anche di lavoro come ponte che possa unire il territorio ad un'arena certamente globale, quindi molto più ampia. Questa sinergia, diciamo, che poi trova sotto il tetto dello stesso edificio, delle Officine Grandi Riparazioni, appunto una sinergia tra arte, tech, creatività e innovazione, è un po' un unicum in Europa, nella città di Torino, ma rappresenta proprio un momento di sintesi di tutte queste discipline che certamente rappresentano, come dicevo, la nostra stessa essenza nell'agire come fondazione, come ente appartenente alla filantropia istituzionale. Quindi aderire a STARS è stato un po', da un lato, un tassello molto naturale nel processo di riconversione e di arricchimento delle OGR. Dall'altro è il simbolo stessa dell'evoluzione delle OGR stesse e della missione che CRT svolge, una missione, diciamo, molto avanzata all'interno dell'edificio, e quindi la contaminazione dell'arte con la scienza e la tecnologia è un elemento del tutto naturale. Ricordava Francesca Bria, ma anche il professor Rasetti ieri, come questa contaminazione del resto non è solo di questa epoca. L'arte e la tecnologia si sono spesso rincorse, no? Pensando al cubismo, al futurismo, entrambe cercano di interpretare la realtà attraverso strumenti nuovi, attraverso nuove soluzioni. Certo, noi oggi viviamo immersi in un'epoca che ha delle caratteristiche certamente peculiari, nuove, la digitalizzazione che anche a livello europeo e a livello nazionale ancora di più dobbiamo spingere, dobbiamo far sviluppare, proprio nell'intento di contribuire ad un arricchimento del capitale umano, ad una evoluzione, quindi ad una, direi, evoluzione anche della persona in quanto individuo ed elemento della società. Questi elementi del resto, al di là di STARS, fanno già parte un po' della missione della fondazione. Cito solo la View Conference che si è appunto tenuta recentemente, il principale simposio italiano dedicato ai media e alle tecnologie digitali. Anche qui collaboriamo, le due fondazioni collaborano insieme su questa iniziativa che parte di nuovo dal territorio, ma è un'iniziativa dal carattere assolutamente internazionale, con una grande capacità di attrazione per il paese. Quindi direi che un elemento importante è quello proprio di giocare un ruolo sempre più strategico attraverso anche STARS nella creazione di ponti che connettano il territorio con una dimensione più ampia, una dimensione europea, una dimensione internazionale. Dal lato direi che STARS in maniera naturale ci offre l'opportunità di avere un accesso privilegiato a realtà e iniziative di interesse internazionale. Penso all'Ars Electronica, quindi il festival laboratorio di sperimentazione che si svolge annualmente all'INS, piuttosto che il collegamento poi anche con iniziative tipiche del territorio, ne cito Artissima, piuttosto che la settimana del design. Dunque un contesto che mette in comunicazione e genera sviluppo a partire proprio da questa contaminazione tra scienza, arte e tecnologia. È del resto, devo dire, una ibridazione che noi vediamo proprio nell'assolvimento del nostro ruolo come protagonisti della filantropia istituzionale, ed è per questo che rispondiamo anche a un'esigenza che vediamo rinnovata intorno a noi. Le aziende high tech riconoscono che per innovare sempre più, oltre alle competenze scientifiche e tecnologiche, è necessario, diciamo, poter sviluppare in maniera crescente la creatività, e la tecnologia
da questo punto di vista vuole abbracciare l'arte per rafforzare la capacità innovativa, trovando anche nuove forme di comunicazione espressive che l'arte sicuramente offre. Dall'altro lato, gli artisti, attraverso i nuovi strumenti della digitalizzazione, del tech e dell'innovation, possono assumere una nuova centralità, hanno l'opportunità di esplorare nuove frontiere della creatività e hanno anche la possibilità di beneficiare di opportunità di crescita e di occupazione. Ecco, Starz rappresenta anche una fenomenale occasione di sviluppo in termini di anche capacità di appunto nuova occupazione, nuove soluzioni, contribuire anche alla crescita e allo sviluppo del territorio e del paese. Un ultimo commento che riguarda l'impatto sperato, appunto l'impatto è proprio quello di voler in qualche maniera ribadire l'importanza di sostenere a più livelli e con strumenti diversi, iniziando anche dal comparto artistico e culturale che in questa fase così particolare della pandemia è stato particolarmente colpito e ancora, diciamo, è forse uno dei settori certamente meno sostenuti nell'ambito delle politiche di sostegno all'emergenza che stiamo vivendo. Quindi uno sguardo che deve guardare certamente al di là del momento contingente della crisi e guardare anche a Starz come un momento di consolidamento del ruolo della città, del territorio, come hub della tecnologia, della scienza e dei dati, e cogliere anche le occasioni che ora, ad esempio, Next Generation EU, Invest EU offrono anche nell'accesso a risorse su questi specifici temi. Da questo punto di vista, le OGR rappresentano per noi un fulcro ed è per questo che immaginiamo anche che diciamo momenti importanti del progetto Starz possano aver luogo alle OGR nella nostra collaborazione con i vari soggetti del territorio, ma soprattutto anche con nella partnership con compagnie anche su questo progetto. Ricordo che già le OGR partnership con soggetti molto rilevanti hanno portato anche alla costituzione del primo centro europeo dei Big Data for Social Good con Fondazione ISI, e l'approccio scientifico dei dati e anche dell'AI è la nuova frontiera. Dunque si tratta di elementi tra di loro tutti molto interconnessi che contribuiscono a generare un impatto voluto, un impatto che vogliamo assolutamente sostenere e che non vogliamo perdere nella nostra azione come fondazione, partendo dal territorio ma con una visione certamente globale, e Starz è un formidabile strumento in questo senso. Grazie. Grazie Massimo. Dobbiamo salutare Francesca Bria, che deve andare via, deve fare un altro evento, e quindi volevo dare un attimo la parola a Francesca. Un'ultima battuta, Francesca, come ti impegnerai nei prossimi mesi per Starz Regional Center qui in Piemonte? E ti ringrazio e ti saluto e ti lascio andare dopo questa risposta. Sì, grazie mille. E innanzitutto mi scuso per dovervi lasciare, c'è un altro panel che è già iniziato in cui mi devo collegare. Grazie per il dibattito, tra l'altro estremamente interessante. Io telegraficamente vorrei dire un paio di cose. Innanzitutto, chiaramente io sono senior advisor sia per Nesta Italia che del progetto stesso e che della Commissione Europea per Start da tanti anni, quindi continuerò a supportare chiaramente il progetto. Dobbiamo essere coscienti che questo è solo un pilota di sperimentazione iniziale, che quindi dobbiamo continuare ad attrarre risorse, a mettere a disposizione spazi come appunto le officine OGR e soprattutto ad attrarre le nostre eccellenze industriali, le start-up, i centri di ricerca e i luoghi culturali e artistici, per fare in modo che questa collaborazione, questa sinergia dia veramente dei risultati concreti ed eccellenti che poi vadano
vengono a confluire nello sviluppo territoriale. Io credo che sia anche assolutamente necessario che questo pilota possa poi aprire, indicare la strada, direi, ai decisori politici, perché io credo che sia importantissimo anche a livello ministeriale, a livello nazionale ed europeo, che si comprenda che questo pilota, questo start, questa metodologia start è importante e va connessa alle altre iniziative di politica industriale e di politica di innovazione, soprattutto in questa fase in cui ci sono a disposizione moltissime risorse e anche in maniera storica. Mi riferisco ad esempio ai Digital Innovation Hubs, come ho già detto nel mio intervento iniziale, ma anche ad altri strumenti di innovazione, ad esempio il Centro di Intelligenza Artificiale, su cui appunto è stata indicata proprio Torino come la capitale d'Italia, e come diceva anche la Pucci, l'interazione fra intelligenza artificiale, dati, arte e poi un outcome sostenibile è il cuore veramente del futuro dell'innovazione e dell'economia. Ma mi riferisco anche ad altri strumenti di politica industriale, ad esempio sul technology transfer. Il governo italiano ha creato una fondazione Eneatech, chiaramente abbiamo il Fondo Nazionale di Innovazione che va ad accelerare più il lavoro poi delle startup, la crescita delle startup, ma sempre nell'ottica di ecosistema industriale territoriale e quindi di rafforzare l'industria e l'economia nel nostro paese. E io lì, insomma, la butto un po' lì così, ma vedo in tutte queste iniziative assolutamente un filo rosso, il cui approccio di start all'innovazione, che quindi ricordiamo è un'innovazione multidisciplinare, che contamina, in cui vengono contaminati i linguaggi, ma soprattutto attraverso l'interazione fra scienza, arte, tecnologia e ambiente siamo in grado di affrontare problemi complessi del nostro tempo, come sono appunto l'emergenza climatica, quella sanitaria e le grosse sfide sociali, di coesione sociale e una digitalizzazione sostenibile, che poi appunto sono gli obiettivi dell'Europa della Next Generation EU. Quindi ecco, io mi focalizzerò su queste questioni e questo approccio all'innovazione un elemento centrale della nuova politica industriale, direi, del paese. Grazie e vi saluto. Grazie Francesca, credo che abbiamo perso l'audio per qualche secondo, ma ti ringrazio per il tuo intervento preziosissimo e in bocca al lupo per il prossimo panel. Io ne approfitterei, visto che ho la fortuna di avere degli ospiti di eccezione, per fare una seconda domanda ai nostri ospiti. Dal punto di vista nostro, di Nesta Italia, quali sono secondo voi le azioni che dobbiamo mettere in atto affinché il Regional Center non solo abbia l'impatto sperato a livello territoriale dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale, ma anche del favorire queste collaborazioni di cui ha parlato Francesca Brier largamente, ma anche affinché abbia una durata di lungo periodo che ci permetta di avere una visibilità a livello nazionale, europeo e internazionale. Partirei da Ralph Doom. Thank you. I guess a lot of things that were said already point in the right direction. Francesca, for example, she pointed out that our president, Ursula von der Leyen, was mentioning the need for artistic intervention also in the context of the new Green Deal and, of course, the digital agenda. And she was condensing this argument in the argument of a 21st century European Bauhaus. And to some extent, STARTS is following the spirit of the Bauhaus, to bring the newest technologies, back then it was mass production and new materials, into the processes to create a better life for all. And this is the spirit of STARTS, and this is the spirit of a new European Bauhaus, I would say. Now, concretely, I think I was already before this meeting convinced that Piemonte, and in particular Torino, is a perfect place to think of a start center. And now, after all these interventions, I'm even more convinced of that. As I said already, there's centers like OCR, there's universities like Politecnico di Torino, there's many creative entrepreneurs in Torino, but then there's also these small and inspiring institutions like Fondazione ISI, who since I think now 30 or 40 years has brought science,
to applications, and now also includes the arts. And we should forget all these art institutions in Torino and in Piemonte. For example, we work now as part of the Starts Regional Centers with the Città dell'Arte di Michelangelo Pistoletto. I'm thinking of Castello di Rivoli, which also certainly could contribute. So there's everything united in Torino and in the larger area of Piemonte to think of something along the lines of a Italian version of a 21st century European Bauhaus. And I think we should now really see how, with the help of Nesta, who sort of constitutes some sort of gravitational center of these things, we can really try to concretely use these venues like OCR, these institutions like ISI and like Politecnico Torino, these foundations that are very visionary, these bank foundations in Italy, CRT and Compagnia di San Paolo, to really think of something concrete in Torino or in the larger area of Piemonte along the lines of a start center. And I'm very, very, very hopeful that this can happen, and we will, from side of the European Commission, certainly try to contribute. On the one hand, with the Starts Regional Centers, on the other hand, also with the Digital Innovation Hubs, where we insist that Digital Innovation Hubs are not only about technology, but also about the human aspect of technology. And only if you consider the human aspect of technology, technology will be adopted in society. And I think this is a very important aspect in the very European way of addressing technological innovation. Thank you. Thank you, Ralph. Grazie, Ralph. Passerei la parola a Massimo Lapucci. La stessa domanda, i tuoi suggerimenti per Nesta Italia. Grazie, grazie Marco. Ma credo un po', innanzitutto, come siamo già partiti ieri con il workshop promosso insieme, che ho trovato estremamente interessante anche per la varietà dei soggetti chiamati, diciamo, a rappresentare poi le diverse posizioni, ma credo appunto promuovendo call, la fase della proposta delle call e soprattutto della selezione delle call sarà fondamentale per dare una visibilità e una reputation molto alta all'iniziativa, favorendo incontri proprio sulle diverse tematiche che poi incontreremo, coinvolgendo, direi, questo già lo facciamo, già lo fate, ma un numero sempre maggiore di attori a livello locale, nazionale e internazionale. Mantenere questa diversa gradazione degli attori coinvolti credo che poi sia un elemento fondamentale per ogni progettualità, tanto più per progettualità che legano arte a scienze e tecnologia, discipline che per loro natura non conoscono confini. Dobbiamo anche tener conto che una delle tre priorità della Commissione europea, è stato detto, ma soprattutto pensando al post-Covid-19, è la transizione digitale, accanto a quella che è la resilienza, come sappiamo, è la transizione verde. Quindi contribuire a mantenere alta l'attenzione e il dialogo con le istituzioni europee rispetto a questa tematica, affiancandole con risorse, competenze, idee, visione, è certamente un elemento importante e il tutto affiancato dalla centralità del benessere e della qualità della vita dell'individuo, quindi come tale e anche come elemento facente parte della società. Noi, diciamo, con voi lavorando al fianco, certamente siamo pronti anche a mettere in campo l'ecosistema che ruota intorno al gruppo anche che la Fondazione CRT rappresenta, iniziando appunto dalle OGR e da attori importanti, rilevantissimi, come anche la Fondazione ISI, di cui CRT è un funder e founder, che rappresentano proprio il DNA fondamentale che riconosciamo intorno nell'intersezione tra arte, scienza e tecnologia. Da ultimo ricordiamoci anche che la valorizzazione della collaborazione tra diversi attori e la intersettorialità sono anche in linea con le politiche e i programmi promossi dall'Unione Europea in vista della programmazione 2021-2027, anche a seguito della crisi legata al Covid. Quindi mantenere questa visione
molto rotonda e poi trasformarlo in azioni credo che sia sicuramente l'elemento fondamentale con cui interpretare, attraverso cui interpretare STARS. Grazie Massimo Lapucci. E per concludere passerei la parola al Presidente Profumo. Grazie. Grazie Marco. Io vorrei fare una piccolissima riflessione collegandomi a quando progettammo la Cittadella Politecnica nel 2005, io allora ero rettore, e noi pensavamo che avremmo avuto un'occasione unica, quella che all'interno di un campus tecnologico come quello di una scuola come il Politecnico di Torino ci potesse essere l'opportunità di creare un hub per arte, musica e tutto quello che sono le dimensioni che vanno verso questo nuovo umanesimo digitale. E quello allora lo pensammo proprio nella ristrutturazione delle ex OGR, in modo tale che ci fosse un grandissimo laboratorio, a cui partecipavano circa 20.000 studenti, ricercatori, scienziati e naturalmente poi artisti, umanisti. E quello che allora era un sogno, oggi è diventato la realtà, per cui noi oggi abbiamo un vero e proprio laboratorio vivente per START, e questo mi sembra che sia il punto da cui dobbiamo partire, tenendo presente che all'interno della scuola ci sono tutte le componenti che accompagnano la transizione digitale, ma anche il Green Deal, essendo il campus del Politecnico uno dei campus sostenibili universitari di maggior maturità, e quindi da questo punto di vista la scuola mette queste due componenti. Dall'altra parte le OGR, con quello che è stato fatto nel corso di due anni, danno quell'elemento di complementarietà. E direi che siamo il luogo ideale perché START diventi non solo un piccolo esempio di sperimentazione, ma diventi parte di una città. Naturalmente poi col sistema di relazione che abbiamo noi, che ha la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, per noi è abbastanza semplice coinvolgere tutti quegli attori del mondo dell'arte, della musica, che sono del nostro territorio e che possono dare una veramente visione rotonda ad un progetto START che non è sperimentale, ma che è vissuto nella quotidianità. Vi faccio un esempio: nei nostri corsi di laurea ci sono crediti ormai da molti anni sui temi umanistici, per cui i nostri giovani studenti che poi nel corso della loro vita probabilmente faranno gli ingegneri o gli architetti hanno nella realtà durante il loro percorso di studi anche queste opportunità di allargare la loro visione. Pertanto credo che Torino possa veramente essere la città, non una della città, in cui START diventa concretamente un esempio che poi potrebbe essere replicato in altri ambiti. Ancora una volta Torino da questo punto di vista può essere uno sperimentatore molto capace anche dal punto di vista organizzativo, e io mi auguro che questo mio invito possa essere trasferito naturalmente alla Commissione. Da parte mia c'è tutta la disponibilità anche per supportare questa operazione, ma credo che ci siano tutte le condizioni strutturali, ambientali e di persone che consentano di fare questo un grande progetto, di questo un grande progetto europeo. Grazie molto. Grazie mille Presidente, sono estremamente d'accordo sul fatto che ci sono tutte le condizioni affinché questo progetto sia di successo e per avere un impatto reale sul livello territoriale, a livello nazionale e internazionale. E quindi ringrazio non solo la Commissione europea per la visione iniziale di tale progetto e per supportare Nest Italia e il Regional Center qui in Piemonte, ma ringrazio ancora di più le fondazioni che hanno creduto nel progetto e nella sperimentazione di questo progetto.
E vi ricordo che appunto quest'anno verranno lanciate una serie di attività che saranno il punto di partenza del Lab regionale per avere poi una durata, un impatto, una ricaduta nel lungo periodo. E quindi adesso è scaduto il tempo purtroppo, ma non posso far altro che ringraziarvi e che per invitarvi alla seconda parte di questo panel che inizierà a breve, moderato dalla mia collega Simona Bielli, in cui parleremo appunto di un'esperienza concreta di un regional hub che esiste da qualche anno e che sta facendo appunto delle attività al fine di creare e di supportare tali sinergie di cui abbiamo parlato estensivamente oggi. Ringrazio a tutti per averci seguito e ringrazio i nostri ospiti. E a presto. Grazie a voi. Grazie molto, grazie. Buona serata, buona domenica, grazie. Ciao.